forma totalmente funzionante per quanto riguarda gli affitti delle case, degli immobili. Infatti già più di 224.000 immobili registrati in 4.948 città, a un team di 23 persone, ha già raccolto 4 milioni di capitali da importanti investitori e c'è una crescita costante. Il suo ufficio centrale a San Francisco, in California, ha già elaborato 4.000 domande. Io vi posso dire che comunque il progetto veramente ha un potenziale assurdo. La ICO sta andando benissimo, infatti andiamo a vedere sul sito della ICO. Già è a buon punto, è partito il 5 dicembre. Qui ci dice che mancano 17 giorni al completamento, infatti terminerà il 28 febbraio alle 11.59 americane di New York. Siamo già a 25 milioni su 30 milioni che si vogliono raggiungere, quindi finirà o quando si raggiunge 30 milioni oppure quando arriva il 28 febbraio. Adesso siamo nella fase di bonus 25% ancora. Poi chi la vorrà comprare al di fuori della ICO la comprerà chiaramente a prezzo pieno. Questi sono i dati della moneta, del token. In pratica il nome è Berry. Limite fissato, come vi dicevo, è 30 milioni di dollari. Importo minimo 3 milioni di dollari, che è già stato raggiunto nelle prime ore della ICO partita il 5 dicembre. Il cambio è un Ethereum 2500 Berry. Valuta accettata Ethereum e Bitcoin. Acquisto minimo è 0.1 Ethereum per 250 Berry, ok? 0.1 Ethereum in questo momento è circa 80-90 dollari, quindi circa 70 euro, e in cambio ci danno 250 Berry, più il 25% in questo momento, quindi in poche parole ci daranno circa 312 monete. Facciamo un attimo il calcolo: 250 più 25% sono appunto 312 monete. Per 0.1, poi si può scegliere qualsiasi altra cifra, ok? Anche 0.20 e così via. Appunto, qui ci dice che è iniziata il 5 dicembre e finirà il 28 febbraio, a mezzanotte in poche parole. Qui ci sono le limitazioni per la fase di ICO per questi paesi. Qui ci sono scritte le varie fasi dei bonus. Adesso siamo nella fase bonus 25%, che sono dagli ultimi, dal giorno 44 al giorno 86, appunto dal 17 gennaio al 28 febbraio, o fino a esaurimento scorte, diciamo, no? Quando si raggiunge i 30 milioni di dollari. Il progetto è veramente grande, ragazzi, io ci credo tanto, ma basta vedere anche già i numeri, cioè in poco più di 2 mesi siamo già quasi ai 30 milioni